Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema. Sono Giulio e volevo fare in super anteprima una recensione di un film che esce a fine estate, un film attesissimo che è Minions 2, non l'ascesa di Gru, ma come, perché il titolo originale è The Rise of Gru, ma in italiano è Come Gru diventa cattivissimo, ed è il nuovo film d'animazione dell'Illumination Entertainment, che conosciamo benissimo perché ha fatto appunto la bellissima saga di Cattivissimo Me, ha fatto il primo spin-off con Minions e ovviamente grande successo, e Minions 2 è inevitabile. Ed è un film, secondo me, decisamente meglio del precedente, e sia per la storia, le dinamiche, ovviamente molto semplice, ma di sicuro divertimento. Ed è, secondo me, meglio per un semplice motivo, perché ovviamente i protagonisti sì sono i Minions, ma in realtà è più Gru protagonista assoluto, e secondo me i Minions hanno una funzione anche un po' diversa, cioè non sono solo il momento, chiamiamo così, scemo, stupido, in cui loro parlano, più o meno parlano, fanno i loro versi, ma secondo me sono inseriti meglio nella storia, e quindi hanno anche un ruolo, secondo me, più determinante rispetto al primo Minions, e anche in alcuni capitoli della saga Cattivissimo Me, che in alcuni casi secondo me vengono usati un po' troppo per appunto il momento scemo, divertente, più o meno divertente, poi è una questione di gusto. A me, ripeto, la saga Cattivissimo Me piace tantissimo, però certe volte il loro utilizzo è troppo, cioè secondo me qua è stato dosato meglio, e un po' come fare un paragone con la saga L'era glaciale di Scrat, cioè c'era sì quella piccola pillola di svago un po' anche fine a se stessa, ma poi si ritorna alla storia. Secondo me qua, appunto, ripeto, i Minions sono inseriti decisamente meglio, hanno anche un ruolo importante nella storia e nelle scelte che fa Gru. La storia qual è? Siamo negli anni 70, Gru è un adolescente che ha un obiettivo: entrare nel gruppo dei Malefici 6, un gruppo di supercriminali che appunto nel suo periodo ne combina di ogni, e portano a segno anche un colpo molto particolare, nel senso che in una spedizione nell'America centrale, in Messico, riescono a recuperare una pietra magica, una pietra dotata di poteri speciali, ma nel recuperare questa pietra si lurano uno di questi Malefici 6, che era stato anche il fondatore, quindi c'è una rivolta al suo interno, e sapendo appunto che i Malefici 6 non sono più 6, ma sono 5, Gru si candida, fa proprio un colloquio, chiamiamolo così, colloquio di lavoro, però questo colloquio non va tanto bene. Allora lui medita vendetta e vuole rubare quella pietra verde, quella pietra magica, proprio per dimostrare il suo grande talento di cattivissimo. Il piano sarà organizzato. Come andrà a finire, soprattutto quello che succederà dopo, non ve lo voglio raccontare, ma ci sarà un momento in cui Gru troverà un mentore importante che gli spiegherà come essere un vero cattivissimo. Si arriverà poi ovviamente a uno scontro finale che strizza tantissimo l'occhio al cinema orientale, al cinema di Bruce Lee, al cinema anni 70, ovviamente siamo in quel periodo, ed è assolutamente colorato. Cosa dire di questo film? Che mi ha divertito, l'ho trovato ben bilanciato da un punto di vista di ritmo, di trama, ripeto, di intrecci, benché semplici, banali, ma funzionale alla storia, una storia che ovviamente ha appunto un ampissimo pubblico, e che, ripeto, riesce a utilizzare molto bene i Minions, meglio, come ho detto, nel passato, e soprattutto c'è un momento in cui
Gru e i Minions non hanno un buon rapporto. Secondo me quella parte è sviluppata bene, non voglio scendere nei dettagli, è sviluppata bene e poi alla fine c'è una riscoperta di necessità di uno dell'altro. Ecco, la racconto così. In più aggiungo che il film conclude con una scena post-credit che ci ricollega poi alla saga, non dico cosa succede, ma alla saga Cattivissimo Me. Cosa dire d'altro? Che ovviamente è un film assolutamente colorato, ben diretto, ben pensato e il risultato è sicuramente, piacevole. Non ho trovato momenti di stanca, durano perfetti 90 minuti proprio che volano. Vediamo anche alcuni gadget che Gru sta studiando insieme ovviamente ai Minions e cominciamo anche a capire non solo come diventa, ma alcune cose che poi ritroviamo nella saga originale, quella di Cattivissimo Me. Questo è quello che volevo dire in merito appunto a Minions 2 che uscirà. C'è una preuscita in anteprima a metà agosto, intorno a Ferragosto, appena prima, tipo l'8, il 9, il 10 di agosto, e poi il film uscirà a fine agosto in tutte le sale da fine agosto. Questo è quello che volevo dirvi. Ciao a tutti, alla prossima.